Nel Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano sta per nascere una delle reti di bike sharing tra le più belle d'Italia. In che consiste questo progetto? È un bellissimo progetto che abbraccia per il momento 36 nostri borghi delle aree interne, non solo, ma anche della costa, dove è prevista l'installazione di una postazione di bike sharing, ognuna delle quali dotata di 4 biciclette a pedalata assistite che saranno poi gestite una volta realizzate dai comuni in collaborazione con le associazioni individuate attraverso una manifestazione di interesse pubblico a cui hanno aderito. Quante postazioni? 36 allo stato, ma già abbiamo avanzato una richiesta di finanziamento per ulteriore postazione di bike sharing in modo da coprire tutti gli 80 comuni che sono all'interno del territorio del Parco Nazionale. Una per ciascun comune? Una per ciascun comune a regime. Per il momento ne attuiamo 36, 18 delle quali con un formato chiuso e 18 con a formato aperto, perché purtroppo su indicazione della sovrintendenza ci siamo dovuti adeguare a questa forma mista di realizzazione di queste postazioni. Che significa chiuso e aperto? Perché alcune 18 di queste postazioni sono con un box chiuso dove è possibile anche fare delle attività di info point, mentre le altre 18 sono degli stalli tipici che vediamo in giro anche nelle città, per cui sono classiche postazioni di e-bike. Ovviamente ci sono le colonnine per le ricariche. Certo, tutte le postazioni sono dotate di colonnina di ricarica dove è possibile ricaricare le biciclette, non solo quelle in dotazione alla postazione, ma anche di altri cicloturisti che potranno fruire di questo servizio. È un progetto che quando prenderà forma? Quali sono i tempi e quanto costerà? Allora, il progetto vale 2 milioni e 100 e qualcosa circa. Noi partiremo con la gara europea da qui a qualche giorno, il tempo, perché abbiamo tutte le autorizzazioni, siamo quindi in procinto di partire con la gara, il tempo di espletare questa gara europea, perché il costo è al di sopra della soglia nazionale, per cui dovremo andare sulla Gazzetta europea, e poi i tempi di esecuzione che sono previsti in 180 giorni, mi pare. Volendo fare una Ma io previsione, credo che per l'inizio dell'estate prossima, avendo una buona dose di ottimismo, dovremo riuscire a tagliare il nastro. abbiamo sentito che ci sono anche altri progetti che puntano a tutelare l'ambiente. Beh, abbiamo una serie di progetti in corso di attuazione, in corso di avvio, come due importanti sentieri, la riqualificazione e la manutenzione di sentieri, il Transparco Costiero. E l'altro il sentiero della Via Istmica che presenteremo da qui a qualche settimana, c'è cioè la ciclovia del Tanagro, la ciclovia di Ascea, la ciclovia di Capaccio Pestum. Abbiamo in corso di progettazione l'efficientamento di 11 edifici scolastici del territorio del parco, la realizzazione dell'orto botanico qui adiacente Palazzo Mainetti di Vallo della Lucania. Deve uscire il bando per la realizzazione di ulteriori 30 parchi giochi su altrettanti comuni. Insomma, una serie di interventi che stiamo per attuare e che finalmente vedranno la luce. Un altro progetto a tutela dell'ambiente, ma anche a favore della destagionalizzazione turistica. Assolutamente sì, oggi vivere il parco in bicicletta penso che possa essere una delle esperienze più belle in assoluto da poter vivere. Il bike sharing, 36 comuni, 36 postazioni in 36 comuni diversi, probabilmente la rete più grande d'Italia, ma non solo, anche in Europa, un coinvolgimento di un territorio vasto. Noi riusciamo in questo modo a poter vivere ogni angolo del nostro parco e poterlo scoprire attraverso la bicicletta, quel turismo esperienziale che oggi diventa uno dei veri e propri punti di forza del nostro parco. Basta pensare che oggi l'interesse per la bicicletta, l'interesse per il turismo in bicicletta è aumentato in modo esponenziale. Ecco, quindi penso che ancora di più noi possiamo rafforzare quel progetto di favorire un turismo che dia opportunità reale, ma lo le dia in modo sostenibile. D'altra parte tutto questo si inserisce in un momento in cui il brand Cilento è uno dei brand più conosciuti in Italia e di questo ne siamo veramente molto molto orgogliosi, perché il lavoro che stiamo facendo con i comuni, con le associazioni e proprio questo progetto di bike sharing rappresenta un esempio di interazione e di sinergia tra comuni,
associazioni che andranno a gestire le singole postazioni e il parco, oggi abbiamo veramente lanciato una sfida importante nel nostro territorio, cioè la conoscenza di ogni comune delle aree interne e della fascia costiera, perché il progetto coinvolge sia i comuni della fascia costiera sia i comuni delle aree interne, possono interagire e possiamo creare finalmente quello scambio anche di conoscenza che tante volte abbiamo auspicato ma che oggi realizziamo attraverso l'utilizzo della bicicletta. E questo incoraggia a realizzare anche più piste ciclabili. Ma assolutamente sì, stiamo contemporaneamente e parallelamente lavorando anche su questo fronte. Fra qualche giorno ci sarà consegnato il progetto per la grande pista ciclabile del Tanagro nel Vallo di Diano, che è un'altra bella sfida che abbiamo messo in campo. Stiamo lavorando al miglioramento della pista ciclabile ad Ascea, stiamo lavorando alla pista ciclabile a Pessum. Oggi il sindaco di Controne ci parlava di un altro progetto riguardante proprio le piste ciclabili. Io penso che dobbiamo implementare ancor più quella che è le opportunità e le possibilità di poter vivere in bicicletta, andare in bicicletta non soltanto per i turisti che vengono sul nostro territorio, ma anche per chi vive il territorio del parco, anche per le tante famiglie che vivono nel nostro territorio. Ecco, lei sta raccogliendo i frutti del suo mandato e che lascerà in eredità al suo successore. Quali sono i tempi? Si sa qualcosa? Ci può dare indiscrezione? Ma i tempi le decide il ministro. Noi nel frattempo stiamo avviando, purtroppo i 2 anni della pandemia ci hanno rallentato molto nei progetti che abbiamo messo in campo, li stiamo man mano adesso un pochino presentando e soprattutto li vogliamo rendere operativi. Io sono veramente molto contento perché in questi anni abbiamo dato innanzitutto autorevolezza al parco, abbiamo dato anche centralità a quello che è il progetto del parco e chiunque verrà, penso, dovrà continuare a valorizzare questo nostro straordinario patrimonio rappresentato dal parco, che è l'ente che mette insieme un territorio vasto, che mette insieme un'area molto vasta a sud di Salerno, che sappiamo essere la provincia più estesa d'Italia. Quindi chiaramente oggi con tante progettualità che riguardano più comuni, bike sharing, 36 comuni, per i prossimi giorni presenteremo anche i parchi giochi con riqualificazioni ambientali che in altri 30 comuni che si aggiungono a 18 comuni dove abbiamo già realizzato dei parchi giochi. Che la sentieristica, 2 sentieri importanti che attraversano totalmente il parco, i progetti di viabilità che abbiamo presentato oggi con la strada del parco e l'altra strada che collega Atena al territorio del Cilento. Quindi diciamo che veramente stiamo mettendo in campo una serie di progettualità che vanno nella direzione di migliorare i servizi, che vanno nella direzione di dare più opportunità e che vanno nella direzione anche di rendere più sostenibili il nostro territorio. Penso al grande progetto anche sui cambiamenti climatici, sulla produzione sull'autoproduzione di energia e sull'efficientamento energetico. Tutte le strutture del parco oggi sono efficientate energeticamente e in questi giorni, in questi periodi stiamo lavorando per efficientare una serie di scuole all'interno del nostro parco. Quindi veramente un lavoro continuo e costante su diversi fronti che devo dire saranno certamente continuati da chi viene dopo di me. Cosa vuol dire per un comune un progetto come la bike sharing? Allora, è un'altra opportunità, piccola opportunità, però può essere importante perché i piccoli comuni soprattutto devono approfittare anche di queste piccole cose per poter avere una possibilità di sviluppo diverso. Aspetta, noi a Casalbuono abbiamo una pista ciclabile lungo il fiume che è molto bella, molto frequentata, con il bike sharing pensiamo di poter incrementare ancora di più la fruibilità della pista e quindi sarà ancora di più un modo per poter sfruttare i nostri territori che offrono comunque delle opportunità anche ambientali notevoli e interessanti. Sì, sicuramente è un bel progetto, non solo ecosostenibile, perché le bike proprio rappresentano l'ecosostenibilità in toto. Ovviamente per la destagionazione dei vari luoghi sicuramente è importante, perché le persone che vengono nei vari luoghi da visitare possono muoversi in maniera sostenibile, quindi per me è questo progetto. Quindi ho fatto un plauso al parco per l'impegno che ha avuto in questo tempo per organizzare 36 comuni con 36 postazioni e quindi davvero un bel progetto che deve essere adesso calato nella realtà. In realtà che però deve essere pronta, come dicevo, ad accogliere questi visitatori, a far loro visitare delle determinate postazioni, determinate cose da vedere. Quindi dobbiamo ancora lavorarci su, però ovviamente è una grande bella iniziativa. Questo progetto portato avanti dal parco è un progetto ambizioso, dove vede la realizzazione di 36 strutture di bike sharing e dove mette in rete innanzitutto, abbiamo la possibilità attraverso queste bike di poter girare quelle che sono le meraviglie del nostro territorio, non solo durante il periodo estivo, quindi dove abbiamo un maggiore flusso di turisti, ma anche negli altri periodi dell'anno dove vediamo che il turismo è meno elevato rispetto al periodo estivo. Come garantire l'utilizzo di questi impianti?
Innanzitutto attraverso quelle che sono le associazioni nonché i comuni, attraverso i controlli, quindi la possibilità, io immaginavo già un controllo attraverso quella che può essere la Prologo, le varie associazioni che hanno aderito al progetto, di portare quelli che sono i turisti dal nostro comune, che abbiamo varie frazioni come Angellara, Massa, Pattano, anche in altri comuni come il comune di Novi, il comune di Cannalongo, e potersi spostare attraverso l'utilizzo di queste bike. Questo è un progetto veramente entusiasmante ed è un bellissimo progetto perché offre tantissima possibilità alle aree interne, ai comuni delle aree interne di farsi conoscere, ma soprattutto un ottimo punto di collegamento delle varie parti dei comuni, perché spesso siamo scollegati nei piccoli comuni, quindi possiamo fare attività fisica andando sulla bici, ma nello stesso tempo possiamo ammirare le bellezze ambientali dei nostri comuni.